Ciao Giorgio. Ciao Giacomo, come stai? Bene, tu? Tutto a posto. A che punto sei? Guarda, sto dentro il Parco dei Gessi già, fra un minuto ci sono. Perfetto. Ok. Ti aspetto qui. Va bene, fra poco. C'è quadrata di quando si muore. Cercavo un nome che fosse il mio nome, ma che non fosse esattamente il mio nome. Il mio cognome è Poti, in realtà, quindi ho tolto una T. Io ho iniziato a scrivere queste canzoni in italiano perché volevo tornare in Italia, quindi un po' perché mi andava di scrivere in italiano e un po' perché avevo bisogno anche di qualche cosa da fare che richiedesse la mia presenza qui. Prima ero molto più attratto da quello che poteva esserci fuori, che effettivamente è stato molto interessante, molto bello trovare e scoprire. Però allo stesso tempo ho apprezzato anche moltissimo quello che c'era qui e quindi mi è venuta una voglia di tornare. Dovevo allontanarmene, poi per capire che in realtà mi piaceva. Con la mia vecchia band era tutto estremamente complicato, volevo una cosa molto agile, molto snella. Il disco Fa Niente è nato proprio pensando a degli arrangiamenti che potessero essere efficaci dal vivo, anche suonati in tre. La nostalgia è un sentimento che fa parte delle mie canzoni. Lo considero un sentimento positivo, vuol dire che c'è un qualche cosa a cui aspiri, quindi che sia nostalgia del passato o del futuro o del presente, o di se stessi o degli altri. Mi piacerebbe cantare una canzone insieme a Paolo Conte, che è uno dei miei eroi. Oh, oh, un tuffo dal cuore alla pancia. Questo è un luogo di fuga per chiunque viva a Bologna, perché è un posto bellissimo nella natura, a un quarto d'ora dal centro della città, quindi è un posto speciale per chiunque abiti a Bologna. Io non sono bolognese, ma vivo qui da 3 anni. E quindi questi sono posti che ho frequentato in questo periodo e soprattutto li ho apprezzati con la fine del lockdown, nel momento in cui si poteva uscire ed era consigliabile frequentare dei luoghi in cui non si incontrassero molte persone, ma si fosse appunto all'aria aperta. Io sono cresciuto in città e ho sempre vissuto in città, quindi forse ho un rapporto ancora più, diciamo, di fascinazione con la natura, nel senso che non è il mio habitat naturale, mi attira forse ancora più di quanto magari non l'avrebbe fatto se fossi cresciuto in campagna. Ci penso tutti i giorni alla questione dell'inquinamento, alla questione ambientale, controllo tutti i giorni sul mio telefono la situazione delle polveri nell'aria. Con la situazione del Covid a un certo punto era venuta fuori qualche notizia per cui sembrava che fosse collegato all'inquinamento e in un certo senso ci ho sperato io che lo fosse, perché così magari veramente tutti avrebbero capito e si sarebbe fatto qualche cosa davvero. Invece poi non se ne è più parlato. In un certo senso è collegata a questo discorso la questione, per il rapporto che l'uomo ha con la natura. Però ecco, non so se questa è stata ancora la sveglia che veramente serviva. Spero che arriverà una sveglia poco traumatica. Com'è strana la città.